Ciao a tutti e grazie per essere qui con noi in questo primo appuntamento dell'anno di A Tu per Tu con. Io ho fatto all'inizio due anteprime natalizie di questo progetto, un po' particolare, per volervi così raccontare un po' in un modo alternativo questa idea di raccontarmi attraverso gli altri, attraverso gli ospiti che avrò il piacere di invitare in questo spazio, A Tu per Tu con. La mia prima vera ospite è una donna meravigliosa, a cui voglio molto bene, e io non amo molto definire in generale le persone, tanto meglio, tanto meno definirli per ciò che hanno fatto, anche se lei ha fatto davvero tante, tante cose e le racconteremo. Però oggi ciò che mi interessa raccontare di lei è chi è, perché lei è tanto e credo che sia bello proprio tra due amiche come noi siamo poterci raccontare. E lei è appunto una mia amica, anche se devo dire di averla presa in prestito dalla mia mamma, che la adorava. E che sicuramente sarà molto molto fiera di tutte le cose che lei ha fatto. Lei è campionessa paralimpica, scrittrice, conduttrice TV, deputata della Repubblica, ballerina, ha fondato la sua ONLUS Disabili No Limits e parleremo anche di questo. Insomma, lei è un vulcano in eruzione oltre ad essere bellissima, ma per me lei è solo Giusy oggi. A tu per tu con Giusy Versace. Ciao Giusy cara, grazie per aver accettato questo mio invito. E noi in realtà avevamo già parlato un po' di questo progetto. Tu Sì, sei. però mi hai fatto una presentazione che adesso mi metti anche in difficoltà, mi sa, sento un peso qua sul groppone. No, devi essere solo Giusy. E quello è facile perché lo sei. E quindi io ti volevo proprio perché in realtà nel lockdown, nel nostro primo lockdown, abbiamo parlato proprio. Tu mi hai incoraggiata, mi hai sostenuta. E quindi eccomi ora qui con questo progetto e volevo proprio te all'inizio dell'anno per augurare a tutte le persone che ci guardano. Non dico che sia migliore perché ci vuole davvero poco, ma che sia come noi desideriamo costruirlo nel nostro cuore. E questo lo facciamo insieme io e te, da amiche e da persone che nella vita diciamo che hanno avuto tanti momenti in cui abbiamo dovuto tirare fuori altro e lo raccontiamo. Entriamo in questo a tu per tu con. Allora, tu, Simona, che si specchia con Giusy. Con una bella X in mezzo, questo per, che in realtà è una moltiplicazione, quindi un tu che si moltiplica con un altro tu e viene fuori un dono che facciamo alle persone. Sei pronta? Pensa tu, beh, sono felice e onorata di partire insieme a te anche perché insomma ho seguito un po' la nascita di questo progetto, quindi sono fiera di te e felice di partire insieme a te. Che poi c'è da dire, detto tra noi, che in due non ne facciamo una intera, però vabbè. Esatto, questo è il nostro slogan. Dovremmo fare qualcosa insieme dicendo che in realtà in due ne facciamo una, no? Beh, in effetti sì, ci compensiamo. Io ti presto le braccia, tu mi presti le gambe, però il mio sogno resta quello di poter calcare palcoscenici teatrali insieme. Lo E chi lo faremo. sa, chi può dirlo? Dai, noi crediamoci. Tanto non costa nulla, no? Allora, vi faccio vedere subito, Giusy deve avere anche un po' paura perché ha scovato delle Oh, cose. mamma. Sei pronta? Allora, intanto facciamo vedere queste nostre foto insieme, che sono. Che bello, me le ricordo benissimo. Esatto, la prima volta che ci siamo incontrate. In Calabria, io e te, tanti tanti anni fa, infatti eravamo giovani. Che pittelle. Esatto. E questo qualche anno fa, durante un evento insieme a Torino, vero? Eh Bello. sì.
Ci siamo anche divertite molto, in Sì, quel. è stato un po' surreale quella volta lì, me la ricordo bene. Però io voglio partire da un momento storico, perché tu stai facendo qualcosa di molto importante e io sono davvero molto fiera e voglio dire che ci sei tu dietro a questa cosa. Ci tengo particolarmente, non solo perché sei mia amica, ma perché stai facendo davvero un lavoro che è giusto che ti venga riconosciuto. E quindi voglio che tu parta proprio da questo. Io ho messo questa foto. Ah, certo. Lo sport da atleta, quindi tu da atleta che vivi, che hai vissuto lo sport, a chi quindi sa che cosa sta parlando, in questo tuo ruolo, raccontaci questa proposta di legge che stai portando avanti. Ma devo dire che sono ancora tuttora molto emozionata di quanto sono riuscita a fare, perché l'ho fatto davvero da atleta per gli atleti e ti ringrazio per averlo, come dire, anche tirato fuori, perché non si chiamerà mai legge Versace, ma so che nel suo DNA porta la mia firma. È una proposta di legge che ho presentato, questa è la foto della conferenza stampa dell'aprile 2019. E presentavo questo testo per il quale avevo lavorato davvero 11 mesi, con cui chiedo sostanzialmente che sia modificata la norma e vengano riconosciuti gli stessi diritti degli atleti normodotati, anche gli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi, militari e corpi dello Stato. Poiché è un argomento di cui si è parlato tanto, per cui il Comitato Paralimpico ha fatto diverse battaglie nel corso degli anni, ma la verità è che bisognava modificare una norma. E quindi, essendo io un legislatore, non potevo assolutamente non mettermi a lavorare su questa cosa qui. Volevo comunque mettere a posto e cancellare questa disparità assolutamente inspiegabile, per cui gli atleti paralimpici non si vedevano riconosciuti stipendi, contributi, tutele sanitarie e quella preziosa possibilità alla fine della carriera agonistica di poter scegliere esattamente come gli altri se firmare e prendere servizio con dei ruoli amministrativi, evidentemente, o tecnici all'interno del corpo di appartenenza oppure congedarsi, cosa che a tutti gli altri atleti viene riconosciuta. Devo dire che ci ho messo davvero 11 mesi, ho lavorato in tutto quasi 2 anni. Per renderla anche trasversale, perché volevo che questa proposta di legge, corresse e fosse pienamente appoggiata anche da colleghi appartenenti ad altri gruppi politici, perché ci sono alcune tematiche per cui secondo me non ci deve essere una bandiera di appartenenza politica, ma deve essere veramente un gol che fa tutto il Parlamento, e così è stato, perché il ministro Spadafora, il ministro dello Sport, attenzionata, e siccome stava lavorando sulla riforma dello sport, che poi ha fatto anche tanto discutere, però all'interno di uno dei 5 decreti che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri c'è il mio testo, e devo dire che anche con un grande gesto di fair play lui mi ha citata, mi ha ringraziata, mi ha riconosciuto anche il merito di essere stata la prima ad aver portato questa battaglia in Parlamento. Quindi la sua trasversalità la rende ancora più forte. Però mi emoziona il fatto che rappresenta una svolta culturale, io definisco epocale, perché pensare che in un gruppo militare, un gruppo di polizia, si potesse in qualche modo riconoscere la stessa opportunità che viene riconosciuta agli atleti cosiddetti normodotati, sembrava un sogno, insomma, sembrava, è una di quelle cose di cui si è tanto parlato, però questo può significare un grande cambiamento importante in questo momento, è per il mondo paralimpico, è per i gruppi sportivi, è per le persone con disabilità, per gli atleti, ma per l'intera società, perché è un messaggio importante di inclusione che era necessario, e quindi, sai, piccoli step, come dire, sono piccoli tasselli che possono comunque migliorare l'approccio alla disabilità nella nostra società. Assolutamente, ci sarebbe una persona che sarebbe davvero fiera, orgogliosa e se avessi altri aggettivi li aggiungerei, è Candido Cannavò. Lui sarebbe davvero felicissimo perché è stata la persona che in realtà è il giornalista più influente che nel 2006 io so che tu poi quel libro, Richiamano Disabili,
ti è molto caro, no? Perché hai conosciuto la mia storia e altre storie, e Mi canti. sono innamorata di quella copertina dove ci sei tu, e francamente mi sono anche tra l'altro rimasta un po' imbambolata dalla bellezza di quella foto, perché io inizialmente, lo ammetto, non mi ero mica accorta che era la figura di una persona senza braccia. Io ho visto quella foto meravigliosa e ho detto wow, mi sono proprio innamorata di quella copertina. Poi mi sono resa conto che mancavano le braccia a quella persona che poi eri tu. Mi sono appassionata a quelle storie e ho capito che dietro ognuno di noi c'è una storia. E se noi riusciamo in qualche modo anche a metterla a disposizione degli altri, con la nostra forza, con la nostra voce, con le nostre competenze, con i mezzi che abbiamo a disposizione, possiamo a nostra volta in qualche modo migliorare la vita anche di altri. Per me è stata di grande ispirazione perché ero appena uscita dall'ospedale, stavo ancora sulla sedia a rotelle, non avevo idea di che tipo di autonomia io avrei potuto raggiungere. Grazie a quel libro, grazie a Candido, non solo tu hai scoperto come potevi fare, ma hai fatto anche qualcosa che è andata oltre. Stai facendo e farai ancora. Ma devo dire, intanto ho avuto anche il privilegio di poterlo conoscere e farmi autografare il libro, e quindi insomma mi reputo una fortunata per averlo comunque incrociato nella mia vita. Ti E avrebbe forse. amato molto, te lo dico io, perché lo so, e ti avrebbe davvero amato, sostenuto, e credo che in qualche modo, in un'altra forma, lo abbia fatto e lo stia facendo. Servono persone così, anche servono giornalisti attenti e sensibili che raccontano un po' le nostre Abbiamo il imprese. nostro amico Claudio Arrigoni, Arrigoni. mi ha sostenuto anche in questa cosa, quindi insomma c'è tanta gente. Anche in questo mio progetto è quello che voglio fare, quello che tu hai detto prima. Abbiamo bisogno di raccontare le storie, e solo quando le persone hanno l'opportunità di raccontarsi veramente, senza nemmeno un risultato. In questo momento noi stiamo chiacchierando, ma mettiamo a servizio una storia. È la tua storia che inevitabilmente si è incrociata, si incrocia con la mia, e può incrociarsi con la storia di chiunque. E quello è meraviglioso. E qui arriviamo al punto di partenza per tutti quanti noi, che è, ti voglio far vedere, ti ho scelto questa bellissima tua foto con questo tuo meraviglioso sorriso. Ah, Noi sì. abbiamo il tuo libro, tu citi questa frase nel tuo Sì. libro, è una frase che abbiamo in comune io e te, che amiamo entrambe, l'ho voluta proprio citare. Prendete la vita nelle vostre mani e fatene un capolavoro, Giovanni Paolo II, il valore della vita per entrambe è fondamentale. E io volevo proprio chiedertelo così, in maniera semplice: cos'è per te la vita, Giusy? Ma la vita è un regalo, a parte guarda che questa foto, che bello che l'hai presa, pensa che questa foto l'ha fatta un fotografo alla fine di una gara. Io avevo appena finito una gara, era un campionato italiano, erano le mie primissime gare ed ero felicissima perché la sera prima ero caduta dalle scalette di un aereo, me lo ricordo benissimo, zoppicavo ed ero terrorizzata all'idea di fare quella gara lì. Invece, andò bene perché vinsi il titolo italiano, la medaglia d'oro, ero felicissima e questo scatto mi sta proprio molto a cuore. Non mi ricordo il nome del fotografo, ma insomma è bello. Beh, la vita, guarda, è crudele, complicata, ma al tempo stesso meravigliosa. Io penso che tutti noi dovremmo imparare a dire grazie ogni giorno per quello che ci regala, che ci offre, perché anche dalle sofferenze possiamo trarre insegnamento. Poi guarda, anche questo periodo della pandemia a me ha fatto molto riflettere. Poi io, ecco, hai citato una frase che mi sta molto a cuore perché Papa Giovanni Paolo II è stato il nostro Papa della nostra generazione. E devo dire che la fede, forse non va molto di moda parlare di fede, però la fede aiuta ad amare, aiuta a non incattivirsi, aiuta ad accettare, aiuta a dare un senso. Noi
Io ho avuto anche il privilegio di condividere con te un palco importante che è quello di Lourdes durante un flambeau. E tra l'altro, insomma, tu ballavi, mi sembra, con la prima ballerina della Scala di Milano. Sabrina Brazza, sì, poi lo raccontiamo. E io invece dovetti fare una testimonianza quel giorno in 3 minuti, me lo dissero pochi giorni prima, quindi davanti a 15.000 persone io ero Guarda, siccome mi hai anticipato, terrorizzata. ma se la ascoltassimo, Oh mamma, perché sei riuscita a recuperarla? perché tu sai che quelle parole che tu dissi quel giorno hanno toccato tantissimo il mio cuore. Stare insieme quei giorni insieme è stato qualcosa di meraviglioso, c'era anche la mia mamma e quindi voglio che, tra l'altro eri stupenda. Facciamo così poi ne parliamo. Vado. Aspetta che mi procuro i Kleenex. Vado. Io sono Giusy Versace e per me è molto emozionante essere qui stasera perché ho avuto un brutto incidente in macchina 5 anni fa, ho perso tutte e due le gambe e 4 anni fa ero seduta in una di queste prime file su una carrozzina proprio come molti di voi. Oggi, dopo 4 anni, sono qui in piedi e vi racconto cosa ho fatto. Ho pregato tanto, avevo fatto una promessa: se fossi tornata a camminare sarei venuta a Lourdes a ringraziare la Madonna. Trovarmi davanti alla grotta è stata un'emozione incredibile. Ovviamente ho pianto, ovviamente il dolore non si può raccontare. Chiunque di voi ha subito o sta vivendo un momento difficile lo sa, ma mi sono sempre chiesta perché è capitato proprio a me, che ho fatto io di male. Ci sono tanti ladri, assassini in giro e scoppiano di salute, io devo perdere le gambe. Poi ho guardato la statua della Madonna e sembrava come se mi stesse parlando e mi ha detto: gira la domanda, perché non a te? Che hai tu più degli altri? E in effetti è così, perché non a me? Io ho voluto guardare il lato positivo della cosa, ho voluto dare una mano. Oggi sono qui come sorella dell'Unità Alsi Calabrese. Non abbattetevi, non mollate, non permettete mai a niente, a nessuno di togliervi il sorriso, mai. E a tutte le famiglie, non abbandonate le persone, i vostri cari che comunque sono in un momento di difficoltà, non scappate dal dolore, affrontatelo col sorriso, perché è la cosa migliore che possiamo fare per ringraziare Dio della vita che ci ha dato. Grazie a tutti. Eccoci, Giusy. Vado di Kleenex. È bellissimo. Io tutte le volte che rivedo questo filmato mi emoziono come una bimba, perché se devo dirti la verità, guarda, tu eri dietro le quinte con me, mentre aspettavo che mi chiamassero, che fosse il mio turno, non mi ero preparata nulla, non sapevo cosa dire. E davvero mi sono uscite le parole proprio dal cuore, dallo stomaco. E ogni volta che le riascolto è come se qualcuno me le avesse suggerite, perché delle volte, insomma, sai, io ho le gambe in carbonio, il resto è umano, come tutti mi stanco, mi arrabbio, ho dei dubbi. Però, come dire, a me quel posto mi ha aiutato davvero a girare la domanda e chiedermi, ma alla fine perché non a me? E se io ho questa forza, questa energia, questa grinta, perché non posso metterla a disposizione degli altri? Questo mi aiuta anche a dare un senso al mio incidente. E tu dici, ma che cos'è la vita? Ma la vita è veramente un regalo. Io ho perso le gambe, è vero, due gambe finte, a volte zoppico, a volte mi fanno male, mi viene voglia di lanciarle alla finestra, poi penso che mi servono e me le tengo. E, però al tempo stesso poi dico, va bene, ne ho un paio per ogni occasione, ne ho 13 paia, ma sono Con i tacchi. anche quelle di Swarovski, quelle per correre, insomma, però devo dire che Dio mi ha anche tolto un pezzo di gambe, ma mi ha dato la possibilità ancora di continuare ad amare, ho una testa che funziona, un cuore che batte.
come potrei lamentarmi? Non posso, mi sentirei di fare peccato davanti a Dio per questa nuova opportunità che mi ha dato. Quindi quando io vedo, sento, leggo di gente che si toglie la vita, che molla, che rinuncia, ma la vita è un regalo anche solo per il fatto che noi possiamo scegliere. Ma c'è cosa più bella? Noi possiamo scegliere se ridere o piangere, se combattere o mollare, se vivere o morire. Ma questo è già un regalo grandissimo. Poi non sta scritto da nessuna parte che deve essere per forza facile e neanche per forza perfetta. Cos'è poi la perfezione? Siamo noi a renderla perfetta in base a quello che desideriamo per noi e per gli altri. Meravigliosa, Giusy, grazie, perché quella domanda perché non a me, credo che davvero possa arrivare dritto al cuore di tante persone. Io che l'ho ascoltata sicuramente in un'altra fase della mia vita, perché appunto io sono nata senza le braccia, però qualche anno dopo, quando è mancata la mia mamma, quella frase, credimi, mi è tornata alla mente, e quel dolore immenso, e mi sono detto, io lo faccio come Giusy, perché non a me, perché possono morire le madri di altre persone e la mia no? Quindi capire da quell'esperienza, da quel momento, che cosa poteva nascere nella mia vita. Quindi ti ringrazio. Ma no, grazie a te, anche perché Tonina, guarda, io ce l'ho nel cuore, perché mi ricordo che mi chiamava per chiedermi come sto, cioè banalmente mi chiedeva come stai. E devo dire che, sai, io penso, la vita è fatta così, è un ciclo, non sappiamo quanto dura, nessuno di noi lo sa, anche io adesso, insomma, sto bene, sono con te, che me la chiacchierò, può essere pure che domani attraverso la strada mi mette giù un camion, che ne so, no? Però la cosa bella è che tu puoi dire, ha fatto parte della mia vita, il mio percorso si è incrociato col suo, e noi raccogliamo... anche nel male e nel bene, l'energia degli altri. Anzi, io devo dire che poi, vedi, lei è stato un bene per me, perché mi ha incoraggiato, ma poi ha fatto sì che io potessi annoverare nella mia white list delle migliori amiche anche una persona speciale come te. Sono stata anche onorata di aver organizzato una mostra di quadri con dei tuoi dipinti, L'arte di essere, me lo ricordo ancora, insomma, tra l'altro di recente, un anno fa, avevo anche fatto una nuova edizione, insomma. Io credo che l'arte, come lo sport, possano essere dei preziosissimi strumenti, non solo di inclusione sociale, ma dei veicoli di messaggi preziosi. E la gente forse in questo momento ha bisogno di questo, ha bisogno anche di buoni esempi. Se noi nel nostro piccolo, nostro malgrado, possiamo essere definiti tali e possiamo essere da stimolo per altri che pensano di non potercela fare, anch'io credevo di non potercela fare. Quest'anno, insomma, sono passati 15 anni dal mio incidente. Se 15 anni fa mi avessero detto che io avrei fatto tutte le cose che ho fatto, io non avrei neanche scommesso un euro su di me, non mi attribuivo tutta questa caparbietà. Quindi, se sono riuscita io a tirare fuori questa forza dentro, perché non ce la puoi fare tu? Perché non ce la possono fare quelli che ti guardano? Questo raccontiamo, questo è il bello di raccontare le storie, no? Le storie vere, quelle vissute, quelle che non raccontiamo favolette lette da qualche parte, no? Ma le incarniamo la nostra storia, anche attraverso il dolore, no? Quindi noi abbiamo un sorriso che ci caratterizza, che ci aiuta, che è un biglietto da visita meraviglioso, però né io né te ci siamo mai nascoste nel raccontare anche le nostre difficoltà. Ti voglio far vedere, io vorrei parlare con te di corpo, ti faccio vedere queste foto bellissime che ho trovato di te, le tue gambe sbarazzi e le tue gambe da mare, la foto con le tue gambe da mare è meravigliosa, guardi. Però sai, io ogni volta che rifletto sul corpo, sai, io ho questo corpo che porto in giro da quando sono nata, no? Agli occhi degli altri non sono mai stata completa, però io non mi sono mai sentita incompleta,
E da qui è nata la mia sensazione di dire che il mio corpo mi contiene, contiene l'anima di Simone, il cuore, le parole, no? Quindi un corpo come contenitore che però non ti definisce, però è anche uno strumento nel nostro caso straordinario, se non avessi avuto, cioè se avessi avuto le braccia probabilmente non avrei fatto tutto quello che ho fatto, perché mio amico mi dice, meno male che non le hai avute, perché sennò chissà che altro potevi fare. E quindi volevo proprio chiedere a te, guardando queste bellissime immagini, che cosa questo tuo corpo nuovo, che possiamo chiamarlo così, poi mi dirai tu, ti sta mostrando, che cosa ti ha portato ad essere? Ma guarda, tra l'altro questa foto del mare mi fu fatta a tradimento, devo dire la verità, perché io non riuscivo a togliere le pietre dalle dita e in più mi era anche entrata dell'acqua nella gamba e la tolsi con naturalezza. Ci ho messo un po' per arrivare a questo, eh. Le mie prime gambe da mare erano grosse, brutte, bianche. Io devo dire che ho sempre avuto la fortuna di avere un fisichino, Caterina. carino, magro, quindi diciamo, no, sai, andare al mare vuol dire mettersi al nudo, a nudo, perché comunque quando ti vesti in qualche modo anche un po' ti copri. Al mare siamo tutti a nudo. E il mio timore inizialmente non era tanto quello di andare con due gambe finte, quanto di andare con due gambe finte bianche, grosse, brutte. Poi io sono, ormai vivo a Milano da tanti anni, mi sono lombardizzata, però sono terronissima nel DNA, guai che mi tocca la mia terra, le polpette di Grazie. me, la mia Calabria, le polpette di melanzane di mia mamma. E quindi in realtà io volevo andare nella spiaggia dove sono cresciuta, la spiaggia di Scilla, dove mi ricordo benissimo che prima di affrontare quella spiaggia lì, sai, mi ero preparata tanto. Andai, mi ricordo, per un lungo periodo a Taormina, a Giardini Naxos, dove viveva questo mio zio a cui io sono molto legata, come se fosse un secondo papà, il fratello maggiore di mio padre, si chiama Santo, e lui ha fatto il primo bagno con me. Mi ricordo che mi ha asciugato le lacrime quando la prima volta che sono entrata in acqua, lui si ritirò perché l'acqua era gelida. E io non sentivo l'acqua, io dovevo arrivare all'altezza delle cosce per sentire l'acqua, però con gli occhi vedevo, come dire, i piedi sotto l'acqua, ma non sentivo l'acqua e questa cosa mi turbò tantissimo, il fatto, no, di non poter avere la sensibilità. Ma ricordo di essermi preparata tanto perché io dovevo affrontare lo sguardo della gente che mi conosce, perché tante volte, sai, forse è più facile affrontare lo sguardo della gente che non conosci. Quello più difficile è lo sguardo delle persone che ti conoscono, che fanno un paragone inevitabile, come eri prima, come sei adesso. Di fatto, quel 22 agosto del 2005 ha diviso la mia vita a metà, ha segnato un prima e un dopo. Avevo 28 anni, ero nel pieno della mia crescita personale, professionale e ho dovuto ricominciare da capo. Tu parli tanto, no, della tua mamma, Tonina, sei una grande donna, anche tuo papà ti hanno cresciuta con naturalezza, non ti hanno fatto sconti, ti hanno insegnato a vivere la tua disabilità con normalità. Io ho dovuto imparare a fare questo da adulta, rinunciando a una cosa che non potevo più cambiare. E in questo anche la mia famiglia è stata preziosissima. Nonostante i miei genitori siano divorziati a tanti anni, si sono uniti, non che siano tornati insieme, diciamo, Infatti sono uniti parliamo anche di loro, guardali. per darmi fo. E allora, ma te sai, sei andata a scovare Mi ha proprio? studiato come una stalker questi giorni. Guarda, io ho scoperto la bellezza di mia madre a 30 anni. Mio padre è sempre stato vulcanico e adrenalinico come me, sorridente, propositivo. In ospedale mi raccontava le barzellette, mi fece l'interrogatorio per sapere perché io avevo perso il controllo della macchina, cosa stavo facendo. Ha voluto sapere tutti i dettagli. Appena sono uscita dalla sala rianimazione, appena è stato possibile parlarmi, mi ha fatto l'interrogatorio, neanche in questura.
Però mi raccontava le barzellette, mi diceva: vedrai, tornerai a camminare, ho smosso il mondo, sto cercando il centro migliore. Lui è chiamato, lui è stata la prima persona che hai chiamato proprio dal luogo dell'incidente. Sì, io non ho perso i sensi il giorno dell'incidente, mi ricordo che ripetevo come un mantra il suo numero di telefono ai soccorritori perché avevo paura di morire, ma il mio pensiero più grande non era tanto "Dio, muoio", il mio pensiero più grande era "Oddio, muoio", e che glielo dice alla mia famiglia che sono io, Giusy Versace, qui a terra, senza gambe, e, per cui ripetevo a manetta questo numero di cellulare, tanto che mi ricordo che Salvatore, il soccorritore dell'ANAS che intervenì quel giorno, il mio angelo, poi lo chiamò e mi passò il telefono, e io sentivo le urla di mio padre dal telefono. Quando mi avvicinò al telefono, ricordo di avergli detto: "Papino, aiutami". Dopo quel "Papino, aiutami", ho perso i sensi. E loro sono stati preziosi, mio fratello, il mio specchio, mio fratello, guai a chi me lo tocca, anche se mi fa arrabbiare, ma, però insomma loro sono stati il mio scudo e le mie stampelle, mi hanno protetta e mi hanno sorretta, non si sono mai vergognati di prendermi in braccio quando ero senza gambe, di portarmi in giro a mangiare il gelato, di spingere la carrozzina. Questo mio zio santo di cui ti parlo, anche io ricordo questo mio zio Michele, il gemello di papà, racconto tutto in questo libro che ho scritto, in questo diario, "Con la testa e con il cuore si va ovunque". Lì leggetelo, perché io me lo sono riletto in questi giorni, Giusy. Ma io lì ho raccontato le ansie, le paure, il dolore, perché poi non si parla mai di dolore, si parla poco di dolore, però io ho avuto anche tanto dolore. Ecco, mio fratello è stato anche prezioso in questo, quindi guai se non ci fossero stati loro. Però loro mi hanno insegnato proprio ad affrontare la disabilità con normalità, ed ecco che in spiaggia, se 15 anni fa c'era una mamma che copriva gli occhi alla bambina per non farla vedere, come se io fossi un mostro solo perché mi ero staccata la gamba per svuotarla dell'acqua, oggi la cosa assurda è che sono i bambini che si avvicinano perché mi riconoscono come quella che ha vinto Ballando con le Stelle, come quella che corre. Quindi no, io ho i maschietti che mi riconoscono perché dicono: "Mamma, quella lì è l'atleta", e le femminucce dicono: "Quella lì è la ballerina". Allora guarda il potere non solo della televisione ma anche dell'arte, dello sport, che cosa fa. Hanno aiutato, anche aiutano le nuove generazioni ad approcciarsi con occhi nuovi, con occhi diversi, senza quei filtri che solo gli adulti mettono davanti, a volte per timore, a volte per ignoranza, non so. Per paura anche. A volte per paura. Ma bisogna avere paura dei ladri, degli assassini, dei delinquenti, non di chi vive con una disabilità e cerca comunque di continuare a sorridere alla vita. E allora a questa, adesso ti faccio vedere una foto che... Sei pronta? Non lo so, mi preoccupi. Guardala. Ah, oh, ma come l'hai trovata? Non ci credo. Come uno spacciatore. Ma come hai fatto a trovare questa foto qua? È mio fratello. No. No? Tu lo sai che io adoro. Ma chi ti ha dato questo... sai che io adoro della tua famiglia? Mio padre? No. Tuo padre? Non ci credo, no, ma tu mi preoccupi, sorry. Cosa riesco a fare a tuo papà? Guarda quanto sei bella. Mamma, questa foto, mia madre ne ha fatta una gigantografia, perché ero seduta su, devi sapere che a Reggio Calabria ci sono queste querce secolari che hanno queste grandi radici, e devo dire, insomma, la quercia rappresenta, no, il tempo che passa, la forza, la resistenza, è come se io da piccola avessi raccolto tutta quella forza lì e quella resistenza lì. Quindi questa foto, proprio in tempi non sospetti, in qualche modo è una delle mie preferite. Guarda, mia madre ha fatto la gigantografia, ma pensa alla Simi come andata, indaga lei. Senti, ma stai diventando peggio della D'Urso. Hai visto? Addio. Va bene, Giusy. Grazie per questo complimento. È un complimento perché lei, devo dire che in questo è maestra. Senti, ma tu a questa bambina, ora, che cosa le diresti?
alla Giusy bambina in quel momento che cresceva, così. Di non avere paura, perché io avevo molta paura, io ho sempre avuto tante paure, paura di crescere, paura di andare via di casa, paura di affrontare la vita, paura dei sacrifici. Io, anche se i miei genitori sono separati da piccola, avevo 13 anni, adesso purtroppo è anche quasi normale, ma ai tempi fu scandalo, io ero l'unica, non della classe, l'unica della scuola ad avere i genitori separati, facevo da pallina di ping pong, avevo paura che mi dividessero con mio fratello, però io le mie paure le ho sempre affrontate, non mi sono fatta chiudere, non mi sono fatta paralizzare dalla paura, le affrontavo. Io sono andata via di casa a 18 anni per una lite con mio padre, sono andata a vivere in Inghilterra, non ho voluto soldi, mi sono mantenuta da sola, non ti nascondo che certe volte non avevo soldi, mi scaldavo la pastina del giorno prima perché non potevo fare la spesa, ho fatto sacrifici che però Eri già una guerriera da sempre, mi sì. hanno resa, mi hanno resa forte, mi hanno resa quella che sono oggi. E anche dopo l'incidente, se c'è una cosa che io ho voluto fare da subito, che ancora stavo in carrozzina, ancora manco camminavo bene, è stato proprio riprendere la patente. Io non accettavo di non poter tornare a guidare, mi sarei sentita, ecco, lì veramente invalida. Quello sarebbe stato il mio più grande handicap. Eppure tutte le volte che entravo in macchina avevo la tachicardia, mi mancava l'aria, dovevo abbassare i finestrini, appena stavo su un'autostrada e vedevo un guardrail mi veniva da piangere e mi tremavano le mani quando toccavo lo sterzo. Ma se c'è una cosa che io ho voluto fare subito, ancora prima di camminare, è stato proprio riprendere la patente. Quindi a quella bambina. Sì, direi di non avere paura, le paure vanno affrontate e il dolore va elaborato e se tu sei brava a fare questo, può diventare qualcosa di potente, ti scatena energie positive che fanno sì che tutti i pianeti si muovono affinché tu realizzi quello che veramente vuoi realizzare. Brava, bello, Giuse, mi piace come l'hai messo, mi piace perché c'è un'altra cosa che in realtà hai realizzato inaspettata, proprio secondo me inaspettata, anche se c'era già un semino. E questa anche qui è un'altra cosa che non sai che ho combinato, però ti tranquillizzo perché l'ho Non mi messa accanto preoccupi. a una mia foto, quindi non sei sola. Vuoi vederla? Dai. Wow! Ebbene. Giusy ballerina, e siccome io ho un body anch'io dello stesso colore più o meno, ho detto mettiamo queste due bambine insieme. Ma tra l'altro io ho trovato, guarda, neanche pochi giorni fa ho approfittato per mettere a posto la libreria e ho tirato fuori una foto di queste, di me con la spaccata e il tutù. Ero io in spaccata con il tutù, tutto Allora colorato, devi multicolor. mandarmi. Sì, ma guarda, l'ho avuta tra le mani proprio pochi giorni fa. La postiamo, quella la postiamo come extra. Mi sono emozionata tanto perché io adoravo ballare, mi piaceva tanto. Poi ammetto di aver mollato quando ero piccola. E infatti, poi vedi, la vita mi ha portato a ballare davvero e a vincere, a L'hai vincere. detto, quando una cosa la desideri, poi l'universo si mette insieme perché tu le realizzi gambe, non gambe, braccia, non Incredibile. braccia, chi se ne frega, non ci Cioè. servono. Guarda, tra l'altro mi sono emozionata perché poi il mio primo libro di cui parlavamo prima, Con la testa e con il cuore si va ovunque, è diventato uno spettacolo teatrale e mi sono Bello. emozionata quando a teatro venne a vedermi proprio il mio maestro di danza, Antonio Piccolo, me lo ricordo ancora, mi sono messa a piangere quando l'ho visto e venne dietro le quinte a salutarmi. Mi ricordo di avergli detto spero di averti reso fiero perché cioè, ho vinto una gara dove le gambe sono protagoniste proprio. Io che non ce li ho, cioè parliamone, Capito, capito. Hai capisci? avuto il mio tifo, sappi, l'ho sfegatato. E poi guarda, mai e poi mai avrei pensato di vincere. Poi mi è volata pure una gamba in diretta, lo sai. Però devo dire che ci ha creduto molto più di me, ancora prima di me, l'amica Roberta Ferrari, che è una giornalista, che mi ricordo che quando mi chiamarono a Ballando con le Stelle mi ha detto tu vinci. Io ho detto Roberta, dai, siamo realiste.
E la Carlucci che ci ha fortemente creduto, mi ha costretta a mettere i tacchi, e c'è stata una magia. Poi vabbè, Raimondo, Raimondo è tuttora insomma un mio grande punto di riferimento, continuiamo a ballare insieme, ma lui riesce a capire se io sto in equilibrio o sto in bilico, anche solo tenendomi dal mignolo. Quindi insomma si è creata questa grande sinergia per cui mi ha fatto fare delle cose che noi umani non penseremmo possibile fare, eppure io le ho fatte, pazzesco. Ma io volevo solo bucare il teleschermo e arrivare sui divani della gente portando la disabilità con normalità. Volevo che la gente imparasse a guardarci per quello che riusciamo a fare e non per quello che ci manca. E credo che quella trasmissione sia stata la prova, perché insomma poi con me la Carlucci fece una bella scommessa, l'ha vinta, e io oggi, ancora oggi, nonostante siano passati 6 anni, la gente mi ferma: ti ho seguito ballando con le stelle, ti ho votata. È pazzesco come sono rimasta nei cuori delle persone. Questo mi aiuta anche a dare un senso a tutto quello che faccio. Perché hai detto tanto oltre la danza, no? Io che insomma di danza ci vivo da una vita, so che è uno strumento meraviglioso dove il corpo dovrebbe essere perfetto e in realtà non serve che lo sia quando c'è altro da raccontare, no? E quindi questo credo che è il motivo per cui tu sei arrivata così fortemente alle persone, poi per la tua naturalezza, la tua bellezza, cioè eri sempre sorridente. mi sono divertita, poi io cercavo di godermi ogni performance, io volevo farla bene, non pensavo mai alla puntata successiva, pensavo a quella che avevo davanti, facevo: devo farla bene, non devono capire che sono invalida, la devo fare bene. E alcuni balli erano anche molto difficili, gli infortuni non sono mancati, mi sono fatta male, è stata insomma una sfida tosta. Facciamo vedere questa, che gli altri disabili no limits, che ci tengo che tu ne parli. Sì, anche perché è un onlus che ho fondato nel 2011, quindi quest'anno festeggia i 10 anni, e adesso Covid permettendo vorrei fare un grande evento insieme a tutti i ragazzi che abbiamo aiutato in questi anni, perché visto che lo Stato non copre ausili e dispositivi di tecnologia avanzata, io con questa associazione organizzo eventi per promuovere lo sport e aiutare i ragazzi a uscire di casa, e al tempo stesso raccolgo fondi per regalare, non dico tanto braccia, gambe, che sedie a rotelle, ma nuove opportunità di vita a chi non se le può permettere. Quindi se ho avuto io un'opportunità, è giusto che ce l'abbiano anche gli altri, con questa associazione è quello che cerco di fare. Grande, Giusy, grande. E allora terminiamo con, guarda, un mio grazie infinito, con una foto che è nel nostro cuore. Grazie. Mia mamma e il tuo papà, dove tutto è nato in realtà. Eravamo in Calabria, nella tua terra, e da questo incontro con le persone che ci vogliono più bene è nata la nostra amicizia e questa condivisione di oggi. Io ti ringrazio. Questa foto è bellissima, grazie Simi. Sono felice che chiudiamo con questa foto, davvero. Che bello. Ci tenevo tanto. Grazie davvero. Tra l'altro mandamela, perché io non me la ritrovo più. Questo è il guaio di tenere le cose sul cellulare. Questa è una foto da stampare. Te la mando subito, poi comunque anche qui, così anche quando la ricerchi vai alla fine di questo video e la ritrovi, però te la mando. Ma tu guarda il sorriso di Tonina e di mio padre, ma che bello. Poi mio padre fa il figaccione come al solito. Bellissimi tutti quanti. Bellissima, io ero già col Kleenex, eravamo veramente belli, giovani. Quanti anni è quella foto lì? Guarda, secondo me più di 10 anni fa, quindi sì. Forse 2009-2010, quindi... Sì, perché io ancora non correvo, avevo organizzato la prima mostra... E quindi forse 2010 era la prima mostra, no? No, 2010 io ho iniziato a correre, quindi allora, secondo me era prima, tipo forse 2008. Mamma mia, eravamo due bambine. Che belle. Sì, grazie. Ma davvero di cuore per aver accettato questo mio invito, per sostenermi, per volermi bene.
Spero che le persone abbiano gradito la nostra Come chiacchierata. si fa a non amarti? Scusami. Guarda, non ti fai, allora, sei bella, sei talentuosa, ma sei anche molto generosa, quindi hai tante qualità, e non lo dico perché siamo collegate, non lo dico perché sono di parte, lo dico perché lo penso davvero, quindi Lo so. grazie a te per la fiducia e per l'amicizia. E allora in Grazie. bocca al lupo per questo nuovo progetto, Grazie. tu per tu, io ti seguirò, continuerò adesso a seguirti perché davvero Grazie. vedo che tiri fuori delle chicche. Hai Quindi... visto? Mi preparo, mi studio. Questo tu che si è moltiplicato nel tuo tu, speriamo che sia arrivato davvero come, non so, come una luce. Proviamo a immaginarcelo così, questa moltiplicazione che possa avvolgere le persone. E donare un po' di gioia, di sollievo, Che di... possa essere davvero di buon augurio per l'anno nuovo, che possa regalare un po' di fiducia. Non dobbiamo avere paura e dobbiamo avere fiducia ed Perfetto. essere anche pazienti e tolleranti, perché ora più che mai, come nelle gare, bisogna resistere per vincere. Dobbiamo resistere. In bocca al lupo, Giusy, anche per la Viva! proposta di legge che... È meravigliosa, per me porterà sempre il tuo nome, quindi va bene così. E E non grazie, finisce qui, tante grazie. battaglie Se hai porteremo avanti. qualcosa che vuoi raccontare, io andrò avanti in questo mio progetto, sarò felice di Sì, chiedimelo e lo racconteremo insieme. grazie. Poi no, l'unica cosa a cui tengo molto, se possiamo dirlo come anticipazione, non è più un'anticipazione, il mio nuovo libro Wonder Juicy, quello che è uscito 2 anni fa per i bambini, perché lo scorso settembre è diventato anche un audiolibro, proprio perché volevo arrivare anche ai bambini ciechi, e devo dire che anche tanti ragazzi e tanti adulti mi scrivono dicendomi che lo hanno ascoltato, quindi insomma, mi fa piacere perché attraverso una storia illustrata ho voluto aiutare i bimbi, a crescere con coraggio. E soprattutto con quella consapevolezza che ognuno di noi, se vuole, può essere un supereroe. E ho messo questa foto in cui ci sono tutti i tuoi sogni realizzati, quindi c'è Wow! anche il libro Wonder Juicy, e perché ci tenevo anch'io, insomma, che ne parlassi. Grazie, Giusy, ancora un bacio Grazie a te, Simi. e tanti auguri per quest'anno Anche nuovo. A a te. te. La meravigliosa famiglia, abbracciameli forte. Ciao, Giulia. Tutti. Grazie.